Oggi parliamo di caffè. Lo facciamo grazie a due esperti, due consulenti nel mondo del caffè. Ve li presento. Abbiamo con noi Gianpaolo Soggiù. Eccolo. Buonasera. Soggiù. Soggiù. E il nostro Andrea Matarangolo. Buonasera, Andrea. Sono io. Che ho scoperto di conoscere, perché a proposito di caffè, è lui che ha fatto un servizio importante per una nuova trasmissione di Rai 3, dove sei andato in giro proprio nei bar di varie città. Report. Esatto. Andato in onda circa 3 anni fa. Io ed altri coffee expert, diciamo così. Sì. E ricordo, mi è rimasa impressa, insomma, perché veramente, al di là di quello che si vede, al di là dell'incuria, possiamo dirlo, in alcuni settori, ti fa rendere conto quanto noi siamo il paese del caffè, dell'espresso, del caffè buono, quello napoletano, quello... Poi alla fine non ne sappiamo veramente nulla, o quasi niente, o comunque non siamo così attenti a questa bevanda come lo siamo per quanto riguarda altre bevande citate prima. Così. Allora, sicuramente in Italia c'è molta più tradizione per quello che riguarda il vino, paradossalmente, anche se poi in Italia è stato inventato un metodo di preparazione del caffè, quindi paradossalmente siamo noi i proprietari di questo brevetto, diciamo. Sì. Però è altrettanto vero che non tutti ne hanno cura, nel senso, tanti baristi non sono all'altezza di preparare espressi di qualità, e tanti clienti, permetto di dire, non hanno l'abitudine a bere espressi di qualità. Quello anche. Quindi sta a noi, poi, diciamo così, consulenti, a promuovere questo concetto. Infatti, Gianpaolo, rispetto a quello che ha detto poc'anzi Andrea, dice, a volte sono i baristi che non sanno fare un caffè di qualità, probabilmente a volte gli manca la materia prima anche di qualità, chiedo. Diciamo che sono tanti elementi che incidono su questa cosa. La materia prima è fondamentale, come in qualsiasi ricetta, no? Anche in cucina, chiaramente è importante partire dalla materia prima. Dopodiché ci vuole molta esperienza. Purtroppo in Italia, dove il caffè si consuma molto velocemente, per esperienza a volte si fraintende la capacità di fare 6.000 caffè in 8 secondi. Allora, la canzone diceva che erano 7.000. 7.000, la butto là, però. 1.000 più 7.000 caffè. E invece, insomma, sono anche altre le cose che andrebbero curate. E soprattutto il barista ha una grande responsabilità, perché il caffè è una filiera molto lunga, che parte da piantagioni disperse in tutto il mondo, persone che raccolgono il caffè, che viaggiano per mare, che arrivano in Italia, vengono torrefatte in delle aziende che stanno molto attente. Tutta questa lunga filiera che vede coinvolte moltissime persone finisce alla fine nel gesto finale del barista, infatti, che ha una grandissima responsabilità, e cioè quella di valorizzare, se c'è da valorizzare, tutto quello che c'è stato prima. Quindi, infatti, il barista è il molto importante, giusto Andrea? Questo è fondamentale. Ecco, ma Andrea, ma anche te Gianpaolo, cioè voi riuscite già all'olfatto a capire o a intuire se il caffè è buono? Non so, la tostatura, l'aroma, ho detto, non l'aroma, è lui da Lazio. l'aroma, eccetera, eccetera. E si può intuire, magari noi appunto che non ne siamo avvezzi. Assolutamente sì, esiste proprio la figura dell'assaggiatore di caffè, che sostanzialmente deve, per lavoro, riconoscere se un caffè è buono o cattivo. Lo si fa attraverso delle tecniche di assaggio. La più conosciuta, quella più utilizzata, è un metodo d'assaggio alla brasiliana, tecnicamente chiamato cupping, dove si preparano delle tazze di caffè in infusione con una macinatura più grossolana, una tostatura più chiara, e serve appunto per parlare la stessa lingua. Sì. Tra l'esperto qui in Italia con il coltivatore del Brasile, piuttosto che il coreano, è un po' un metodo universale per l'assaggio del caffè. Gianpaolo, tu prima mi dicevi, così chiacchierando fuori onda, ma quanti tipi di caffè conosci, no? E ovviamente io, da scemotto, ti ho fatto le marche, perché poi è quello che ci rimane in testa. Però è come se noi dicessimo il vino e ti dicessimo, non so, invece che il Brunello di Montalcino della Val d'Orcia, vedi, su questo sono più preparato, dicessimo il Tavernello, ecco. Bene, allora te la faccio a te la domanda. Esatto. Quanti tipi di caffè esistono? Puoi usare anche la parola aroma tu, eh? A Roma io la posso usare. Ho un ottimo avvocato, quindi puoi fare nomi tranquillamente. Perfetto. No, non parliamo di aziende, infatti.
Il discorso sul caffè è uguale al vino, è uguale alla birra, è uguale all'olio. Ecco, la birra pensiamo che è proprio un prodotto che fino a una quindicina d'anni fa non conoscevamo solo le marche, diciamo, industriali. Adesso è fiorito un mercato di birre artigianali, per cui un po' tutti quanti sì. conosciamo un po' di più i segreti della birra. Il caffè è uguale uguale, è un prodotto della terra, è una ciliegia fondamentalmente che viene raccolta, essiccata, eccetera eccetera. Ci sono due principali provenienze di caffè, che sono l'arabica e la robusta, e fino a qui noi italiani ci siamo. Esatto. Poi magari non sappiamo bene le differenze, confondiamo alcune cose fra le due. Cioè, ragazzi, se ci mettono bendati e ci dicono questa com'è, le sbagliamo, ce ne nascondiamo su. Okay. Ma più che la sbagliate, il concetto è questo: è che è proprio l'abitudine del consumatore che magari è sbagliata. Sì. Perché io sono sicuro che se ci mettono qui davanti, oppure mettono davanti al consumatore medio, due tipi opposti di caffè, dal mio punto di vista il consumatore medio sceglie, perché è abituato a bere, il caffè che poi qualitativamente è inferiore all'altro. Questo è un po' il concetto. Ho capito. Ho capito. Bene, quindi alla fine tutto questo, voi diciamo questo discorso che portate avanti sia singolarmente come professionisti, come consulenti del mondo del caffè, lo portate avanti attraverso corsi, attraverso insomma tutto un percorso che diciamo così in pratica viene rappresentato da questa che è la vostra associazione, giusto? Sì. Con la quale appunto collaborate, Officine Caffè, giusto? Esatto. Che è un'associazione di divulgazione, collaborate nel senso che si uniscono le vostre forze, certo, ovviamente. Certo. Sì, è un'associazione che nasce appunto per divulgare il concetto del caffè di qualità, sia a chi è semplicemente interessato a approfondire queste cose, ma sia anche per dare un po' di conoscenza a tutti gli addetti a questa filiera di cui abbiamo parlato. Quindi cerchiamo di far capire che c'è un mondo dietro al caffè. Tra l'altro il caffè è la quinta merce di scambio a livello mondiale. Okay. Quindi non è soltanto un gioco, ma è un lavoro, è un business molto importante. È anche una possibilità di lavoro nuova, perché in tutto il mondo il caffè sta diventando sempre più importante. Il caffè di qualità è come la birra artigianale, è diventata un'occasione di professione anni, per molti. Assolutamente. Così lo sta diventando anche il caffè. Noi italiani dobbiamo un pochettino tornare a formarci un po' di più su questo prodotto, e anche per i ragazzi è un'occasione per rirendere la figura del barista una figura un po' più qualificata di quella che negli ultimi anni è stata. C'è veramente molto, sappiamo, senza citare nomi, che importanti catene di caffetteria stanno guardando anche all'Italia. È un momento molto buono per cercare di fare qualcosa di diverso che quello che fanno, insomma, un po' i soliti bar italiani. E noi cerchiamo di aiutare chi vuole intraprendere questo percorso. Ecco, questo è il nostro capito. Ho capito, siete stati molto molto chiari. Il vostro caffè preferito, da chi vogliamo iniziare? Vabbè, ve la devo fare questa domanda. Potresti dire anche non ce n'è, ce n'è uno proprio soggettivamente, quello che te lo dico di più. Tecnicamente, ovviamente. Tecnicamente, anche se non ci capisco niente, mi piace ascoltare proprio i dettagli. Vabbè, piccolo passaggio pubblicitario, io mi occupo del controllo qualità di una torrefazione romana che si chiama Mondi Caffè, quindi insomma c'è problema. Se posso permettermi, consiglio, assolutamente sì. Consiglio il nostro caffè. Comunque io sono appassionato di, o meglio, la mia preferenza sicuramente cade sul caffè che proviene dall'Etiopia. Ok. Sono amante dei caffè etiopi, quindi insomma. Giampaolo, invece, io al posto di dire un caffè che preferisco agli altri, sì, consiglio di provare a bere dei buoni caffè in filtro, ovvero quello che noi comunemente chiamiamo caffè americano, sbagliando, sì, in sì. Italia, perché noi il caffè americano lo facciamo in espresso allungandolo con l'acqua. Esatto, è per quello che io prima dicevo, oddio, io lo trovo terribile, perché lo fanno così, mettono l'acqua calda, allungano. Cercate dei locali che facciano caffè filtro, filter coffee, che è un caffè diverso, un caffè più diluito del caffè espresso. Se preparato con dei buoni caffè, è una bevanda alternativa al tè. Validissima, dici?
e che si può bere con un po' più di serenità che l'espresso buttato via di corsa la mattina prima di andare al lavoro, 5 minuti di corsa con le macchine che sono in doppia fila. È un'esperienza interessante, la consiglio a tutti quanti. Dici che è per questo che lo fanno sempre più ristretto. Sì, perché anche quando glielo chiedi, a volte ti mettono praticamente una macchiolina così. E c'è anche gente che dice: io lo voglio ristretto. Io mi chiedo: più ristretto di così? Che vabbè, no. Provate a bere il caffè in tutti i modi, perché il caffè è una bevanda bellissima. Non esiste un caffè migliore degli altri. Proprio questa è la cosa bella: si può degustare in tanti modi. Ci sono infinite origini di caffè. Posso consigliare, approfonditelo, perché è un prodotto veramente da scoprire. Benissimo, allora io ricordo Officine Caffè, appunto, dove si fa divulgazione, vorrei imparare anche un po' a apprezzare, che insomma dice come bisogna apprezzare una bevanda del genere, sì, ad apprezzare, comunque a riapprezzare come una seconda vita, no? Questa meravigliosa bevanda. Ringraziamo per questa consulenza così durata poco ma molto efficace dei nostri amici, ovvero Giampaolo e Andrea. Grazie veramente. Grazie a te.